Arte 24. Divagazioni settimanali sull'arte a cura di Tonino Casula. Senti Rosanna, io nella premessa dicevo che tu hai delle cose da raccontare. Da dove vogliamo cominciare? Ma intanto tu mi hai posto una domanda alla quale non ho ancora risposto, e cioè come sono uscita così dal tentativo di non essere maschio, di essere donna, eccetera. Beh, io da questo tentativo sono uscita quando ho incominciato a studiare con metodo e a osservare che cosa facevano gli altri uomini, differenziandone quindi anche gli stili e cercando di capire là dove c'era una sensibilità che in genere veniva definita come femminile. Faccio riferimento a, per esempio, a un De Pisis, a un Chagall, personaggi di questo tipo, no? E che di femminile, diciamo, non avevano niente se non un modo così di sensibilità, no? Che veniva poi espressa nel loro lavoro. Ecco, tu dici non avevano niente, vediamo un po'. Non avevano niente di quello che si intende normalmente, giustamente, sì, un'osservazione come sensibilità giustissima, femminile, certo, sì. Ecco, vediamo un po' di spiegare ai nostri amici, forse bisognerebbe ricordare un po' come dipingeva Chagall, come dipingeva De Pisis, anche Matisse. Anche Matisse, no? Questa linea sinuosa, morbida. Lirica. Ecco, chissà perché viene attribuito questo modo di fare pittura, viene definito come sensibilità femminile. Secondo te esistono proprio dei codici attraverso i quali si possa arrivare all'autore e definirlo proprio come donna invece che come uomo? Io, per quanto riguarda le donne che dipingono, diciamo così, la domenica, sono in grado di distinguere senza sbagliarmi, su 100 quadri 80 li vedo se sono dipinte da donne, però quando non si tratta di artisti, voglio dire, cioè c'è un andamento della linea così sinuosa, sembra che mentre dipingono muovano le anche in qualche modo, no? Questo uso dei colorini, il rosa, il celeste, eccetera, no? Però è evidente che quando si tratta invece di artisti, nel senso pieno del termine, queste cose non vengono più fuori. Ecco, ti pare che nei grossi artisti si possano invece identificare queste? E comunque, in che modo pensi che sia lecito parlare di sensibilità femminile o maschile in questo terreno? Secondo te c'è un tipo di sensibilità diversa? Ma io credo che sia un po' sbagliato quello che sto per dire, nel senso che è un codice che ci hanno insegnato da quando eravamo piccoli, almeno a noi della nostra generazione, per cui era femminile vestirsi di rosa, era femminile fare l'inchino, per modo di dire, io non l'ho mai fatto, ma insomma questo veniva insegnato, era femminile cantarellare, gesticolare, fare certe cose che insomma ti portavano poi apparentemente ad una certa grazia. Diciamo che da quello potrebbe anche essere sorto poi un modo di vedere una cosa femminile ed un'altra maschile. Il maschio poteva battere il pugno sul tavolo, la ragazzina no, eccetera, no? E allora dal gesto forte al gesto debole. Questi sono, diciamo, i codici elementari che possono portare a vedere un maschile o un femminile. Evidentemente però questo non risponde a una realtà, perché se penso a Berthe Morisot, beh sì, può essere questa sensibilità materna, che però può anche essere paterna, che si sostituisce anche a una certa robustezza d'impianto, perlomeno la addolcisce, però una Sonia Delaunay non puoi dire che è una donna che sta dipingendo quel quadro che l'ha dipinto, insomma. Sì. Quindi non, cioè, ci sono altri sentimenti che forse vengono aggiunti e che sono diversi tra uomo e donna, ma che non riguardano poi un modo di fare, sono delle cose diverse che vengono fuori, ecco, da un uomo e da una donna. Ecco, io ricordo i tuoi quadri di qualche anno fa ed erano sempre a vedere queste cose in maniera forse un po' distorta, erano molto forti come impianto, erano robusti, come colori, erano violenti, eccetera, no? Tu stesso dicevi che a un certo punto hai preso a firmare per nome e cognome per intero, proprio perché evidentemente per questa sorta di pregiudizio che abbiamo detto veniva fuori un pittore invece che una pittrice. Mi infastidiva molto, infatti, questo aspetto. Ecco, è molto giusto, credo. Molto giusto.
Vuoi raccontarci così i motivi che ti hanno portato a questo tipo di pittura per poi venire a quanto fai adesso? Sì, certo. Ma ho pensato diverse volte a come sono giunta ad un senso così drammatico dell'espressione. E certamente riguarda la mia storia più che però quella vissuta, quella ripensata, cioè quando ero ragazzina piccolissima, 5, 4, 6 anni, e che in quest'età mi sono trovata a contatto proprio con la guerra, con la linea gotica, quindi con i morti, con i bambini. Con i partigiani, con la sofferenza, ho dovuto scappare, ho visto gente scappare, ho patito la fame, no? E queste cose le ho più sofferte nel ricordo che non al momento, perché il momento era lo scappare da una cosa, però ero distratta da altri mille aspetti. Per esempio, ricordo nel posto dove ero sfollato un bellissimo fiume con dei fiori che davano sapone, con delle erbe altissime, delle farfalle, delle libellule, i ragazzi che si buttavano nell'agora splendidi, così in alto, no? Per me è un posto inarrivabile perché ero proprio piccolissima. E poi crescendo, appunto, inchiudermi sempre dentro me stessa e ripensare a queste cose molto drammatiche, è che ho superato, credo, anche attraverso la pittura, non solo la cultura, così la lettura di libri, la vicinanza con mio padre, che certamente è stato molto importante nella mia vita. E credo di averla superata al momento in cui mi sono trovata di fronte ad un'altra violenza umana, che è stata la mia esperienza di breve tempo, per quanto invece avrei voluto fosse più lungo, dell'ospedale psichiatrico. Di fronte a quest'altra violenza io ho sentito di dover saltare un fosso veramente grosso. Ecco, qui dovresti spiegare ai nostri amici la tua esperienza dell'ospedale psichiatrico. È nata chiacchierando con un amico che era professore era neuropsichiatra, professor Preferisci la terziana? Terzian, sì, Sì. professor Terzian. E si era partiti dal presupposto che nessun matto è malato o è matto, voglio dire, attraverso un segno o un disegno, o perlomeno non lo è di più attraverso questi segni di un sano. Io insegnavo allora i primi anni a liceo artistico. E allora avere a che fare con le ragazze ai quali insegnare a vedere e a trasmettere quanto vedevano su un foglio, mi aiutava a riportare poi la stessa esperienza all'interno dell'ospedale dove c'erano delle persone altrettanto impreparate come questi ragazzi dei primi anni del liceo artistico. E così allora ho voluto provare per vedere se quanto si diceva o noi pensavamo potesse essere vero. E in effetti ho scoperto che sì, certamente ci sono studi validissimi sulle alterazioni che possono provocare dei farmaci, eccetera, ma questo sappiamo che avviene anche per un bicchiere di vino in più e avviene per tutti e non necessariamente per un malato di mente. Sì, è un'esperienza che ho fatto anch'io e io riesco a capirti molto bene. Forse per i nostri amici bisognerebbe entrare di più nel dettaglio. Ecco, cosa facevi con questi malati di mente? Insegnavo proprio, cioè insegnavo, sì, andavo là con l'intento di insegnare, ma poi si finiva sempre col chiacchierare, col fumare, eccetera, no? Discutere di tante altre cose, però si ponevano dei problemi, che cosa fare su un foglio, che è un po' il problema che viene a tutti, anche a un ragazzo del liceo artistico, sì, mettiamo davanti un fiore, una sedia, una tavola, oppure semplicemente parliamo di metodologicamente affrontare un altro problema in termini astratti, si possono fare tante cose, no? Però siccome era importante lì vedere sino a che punto la loro vista e la loro mente erano collegate, era collegata poi con una mano che poteva esprimere questo, evidentemente io davo più importanza proprio all'osservazione del reale e sono venute fuori delle cose eccezionali in questo senso, proprio perché a un certo punto un giovane, dentro giovanissimo, un ragazzo schizofrenico, disse, che aveva dipinto tra l'altro un bellissimo albero, più pensato che non osservato, perché nonostante ci fossero questi oggetti, si divertiva più a immaginare le cose. La volta successiva ho rivisto questo disegno, ne abbiamo discusso e poi gli ho detto, beh, vada avanti, faccia ancora delle cose che le interessano, così dice. No, no, è inutile che io le faccia queste cose perché esistono, sono là, se voglio vado e le guardo, non ho necessità di esprimere.
E anche questo mi dà la misura del perché noi possiamo operare, o i ragazzi possono operare all'interno di un foglio bianco che è sempre così spaventoso, no? Questo spazio virtuale che noi vogliamo muovere con tutti i nostri interessi, che deve diventare significante per chi lo osserva, eccetera. E allora ti dicevo, tornando al punto, che cercavo di capire come si muovesse il loro spazio visivo, perché mi era stato detto e avevo letto che era differente, che le distanze non corrispondono a quelle che noi vediamo concretamente, che i colori possono venire alterati da una visione imperfetta o anch'essa alterata, ovviamente, eccetera. E allora, per esempio, mi aiutavo molto nel far osservare le cose da vicino o anche facendole toccare. Cioè la difficoltà loro iniziale era quella della prospettiva, no? Ma appunto la stessa difficoltà l'hanno i ragazzi del liceo artistico, tranquillamente. E il superamento di questi, diciamo, disagi avvenivano con la pratica normale, cioè andare proprio a contare i passi, andare a vedere, toccare. Perché la gamba di un tavolo, se il tavolo vedi dall'alto, non si vede invece, resta come un piano che poi sembra congiungersi in certi punti o è più largo da una parte anziché dall'altra, insomma. Cioè si partiva proprio da elementi molto di base, molto, molto tranquilli, ecco, non è che si pensasse di fare dell'arte o della pittura a tutti i costi, si cercava di vedere. Sì, poi la trasposizione per codici di queste esperienze avveniva con facilità oppure, voglio dire, all'interno dei codici già istituzionali, oppure c'erano delle invenzioni, voglio dire. Ah, beh, certo. Il fatto che, per esempio, un tavolo posto di profilo nasconda le gambe posteriori, per esempio, sì, è una questione che noi possiamo osservare nella realtà. Sta di fatto che molti bambini, per esempio, dipingono tutte e quattro le gambe, quindi è evidente che c'è un intervento della mente, un intervento logico, una conoscenza che si ripropone poi nel disegno, e quindi il codice utilizzato è di questo tipo. Ecco, si rivelava una situazione di questo tipo anche presso questi malati, oppure erano degli adulti che... Beh, certo, perché loro sapevano come era la realtà. Loro avevano però la difficoltà di esprimere questa realtà. Non è che vedessero una realtà diversa dalla mia. Io molte volte mi sono sentita un po' tutte le loro malattie addosso, perché stranamente i codici psichiatrici dicono che uno schizofrenico disegna in un modo, un catatonico in un altro e così via, no? E dicono che riescono a riconoscere attraverso queste espressioni il tipo di malattia da individuare. Beh, appunto, siccome io ritengo che siamo un po' tutti uguali, che certamente abbiamo in embrione gran parte, o tutte forse, che saltano fuori a seconda della sensibilità, a seconda delle situazioni in cui ci troviamo. I codici loro li usavano, sì, come li possono usare i bambini, come li possono usare anche degli adulti che sono impreparati nel campo specifico, insomma. Quindi non ci sarebbe una grossa differenza tra i cosiddetti normali e... Beh, tra quelli che ho visto io, no, probabilmente ci sono anche dei casi in cui, per esempio, ho letto, adesso non ricordo l'autrice, era il diario di una schizofrenica, scritto da una ragazza malata, proprio una schizofrenica che poi è diventata a sua volta analista, guarita ovviamente, è diventata analista, e parlava di queste sue esperienze a proposito delle distanze che vedevano, cioè tutto diventava enorme, la faceva soccombere, una stanza, una strada diventava un baratro, una stanza era un grande magazzino dove lei era in una piccola sedia, sghimbescia perché non era... Le sembrava di non stare mai seduta, ecco, era sempre pencolante, eccetera. Quindi certamente ci sono anche espressioni di questo tipo, però io non darei un peso così eccessivo, no? La metterei più al margine, un'esperienza così. Senti, in che modo queste attività espressive poi diventavano in qualche modo liberatorie? Cioè in che modo aiutavano questi malati a stabilire rapporti, diciamo così, più concreti, o se vuoi più codificati nei confronti della realtà? Cioè avevano attraverso la pittura un aiuto per capire meglio, per codificare meglio, in maniera più corretta, se vogliamo, più normale, lo dico sempre tra virgolette,
rimaneva semplicemente un gioco, diciamo. Ma per la mia esperienza sì, purtroppo è rimasta molto limitata la cosa. Cioè loro venivano lì in questa stanza che mi era stata data per disegnare, ma più che per disegnare, per chiacchierare con me che venivo dall'esterno, per prendere una sigaretta, per parlare tra di loro, perché allora c'erano ancora i reparti chiusi, gli uomini non potevano parlare con le donne, tant'è vero venivano le donne accompagnate allora dalle suore, no? E c'era proprio una separazione netta, quindi per loro era un momento di libertà. E molte volte questo disegno diventava... No, dovresti allontanarti ah, appena appena sì. Perché un po' si distorce. E molte volte questo disegnare diventava soltanto un espediente, ecco, per uscire, per essere un po' più liberi loro. Però c'era una mia amica che nel frattempo lavorava in un altro padiglione con la plastica, e per lei è stato molto più importante l'esperienza. Purtroppo anche essa finita nel nulla, perché ti senti solo lì dentro questo apparato che se ne frega praticamente di quello che stai facendo. Io ho chiesto molte volte così aiuto ai medici, ma li ho sempre visti soltanto con il camice bianco, veramente, no? Io ero una persona che chissà come si trovava lì e basta. È veramente un grosso problema. Senti, adesso interrompiamo un po' con un brano di John Cage, vediamo cosa viene fuori. Benissimo, benissimo. Dunque, per chi si fosse messo in ascolto in questo momento, si tratta di Arte 24, Tonino Casula e Rosanna Rossi ai microfoni. Rosanna Rossi ci raccontava le sue esperienze fondamentali, direi molto drammatiche, che l'hanno portata a un certo modo di espressione di cui fra poco ci parlerà. La prima esperienza riguardava la guerra, la lotta partigiana, dove lei, essendo molto piccola, si sentiva coinvolta in quanto doveva fuggire, doveva vedere la gente che soffriva e così via. Seconda esperienza, quella dell'ospedale psichiatrico, dove ha trascorso del tempo cercando di aiutare i malati di mente, insegnando loro a far pittura con l'intento così di liberarli o aiutarli in qualche modo a reinserirsi, cosa che diceva non riusciva molto bene, che perché purtroppo se fosse così facile forse i manicomi non esisterebbero, e la società di fuori che ricaccia dentro i malati di mente. Bene, forse sarebbe opportuno che tu ci descrivessi un po' questo tuo mondo pittorico, così per metterlo a raffronto per quanto possibile, visto che le opere non le abbiamo qui davanti, per metterle a raffronto appunto con il tuo linguaggio. Il mio linguaggio poi di oggi in particolare. Sì. Allora, sino al 66, tu hai parlato prima di colori violenti, di impostazione piuttosto forte, diciamo dei primi piani che fuoriuscivano dai margini del quadro, no? Dai limiti, eccetera. E questo è capitato sino al 66. Nel 67... io sono entrata nell'ospedale psichiatrico appunto per questa esperienza. A quel punto, appunto, ho detto prima, ho saltato il fosso, e mi sono resa conto di come anche prima, attraverso un inconscio, diciamo, no? E poi sempre più palese alla mente, così venivano fuori che proprio l'uomo, il corpo, il volto particolare, l'espressione mi veniva a mancare, cioè non riuscivo più a disegnare quelli che erano gli occhi, quelle che erano la bocca, il naso, ecco, degli elementi anche se non figurativi alla Nigoni, tanto per intenderci, ma sì, anche attraverso un espressionismo e quindi una deformazione di una realtà, non riuscivano più né ad interessarmi, né proprio io riuscivo tecnicamente a risolvere il problema del volto umano. Tant'è vero che proprio da allora io ho abbandonato, proprio ho smesso per un anno di dipingere, per avere una pausa, per rinterrogarmi, per sapere cosa effettivamente oramai mi poteva interessare e quale poteva essere lo sbocco della mia professione, che tra l'altro ho sempre preso con estrema serietà. E proprio in quell'anno c'è stata la coincidenza dell'insegnamento al liceo artistico, prima quello privato e poi a quello statale. Vabbè, e ho dovuto ricominciare proprio da zero, sia per me che per gli alunni. Cioè ogni giorno andavo a scuola per imparare, insegnando, cercando di mettere insieme
tutto quello che potevo conoscere e verificavo insieme a loro quanto poteva esserci di giusto o non giusto, oppure di possibile o non possibile. Questo tuo ripensamento ovviamente ha origine in queste tue esperienze abbastanza drammatiche, cioè hai sentito in qualche modo l'insufficienza del linguaggio di cui ti servivi a esprimere le cose che evidentemente sentivi molto brucianti, molto, molto forti. Esatto, cioè non mi bastava più il colore come espressione, la forma come espressione. Avevo bisogno di qualche cosa che mi facesse riappropriare dell'esperienza umana in termini per me più concreti, più reali, proprio in quanto definiti astratti, no? Nella loro forma e nella loro espressione. Forse non sono stata chiara, come se stessi parlando per la prima volta, insomma, anche se dentro di me molte volte ho fatto questi discorsi. Cioè, è possibile dire che la realtà vissuta realmente, diciamo, in qualche modo fosse poco trasponibile attraverso il linguaggio pittorico? Ma dico che, certo, che può essere meglio trasposta questa realtà in termini apparentemente astratti, non condizionati quindi da quella che è l'oggetto, ma attraverso invece quello che è il pensiero, la mente, l'elaborazione proprio mentale di quel dramma o di quell'esperienza, perché poi non è detto che debba essere sempre drammatica un'esperienza. Se vogliamo, in qualche modo, lo stesso procedimento che tu hai vissuto prima dell'esperienza in ospedale psichiatrico. Tu dicevi che l'esperienza che hai fatto durante la guerra te la certo. sei poi rivissuta certo. nella mente. Certo. Ecco. In un ripensamento vero, no? Cioè, no, proprio riraccontarmi le cose, no? E allora trovavo molto più efficace trasportare questa esperienza vissuta attraverso invece una elaborazione mentale, che non cercare di dire con dei codici vecchi, fastidiosi, insoddisfacenti, perché oramai consumati, no? Dentro di me certamente, ma anche all'esterno, per quello che potevo vedere, come anche altri agivano, perché non si agisce mai da soli, no? E penso che un pittore abbia comunque da dire delle cose che sono una sofferenza, un pittore, un artista, chiunque voglia esprimersi al di là del linguaggio normale. Sì, credo che questa cosa dovremmo spiegarla un po' meglio ai nostri amici. Purtroppo abbiamo la cattiva abitudine, gli addetti ai lavori, di parlare dando per scontato che sia tutto molto chiaro. Sì, come fatto ora, insomma. Sì, e bisognerebbe ridurre in soldoni. Credo che si potrebbe dire questo. D'altra parte tu già ne facevi cenno quando parlavi dei malati, i quali avevano bisogno di realtà, la nostra realtà va a collocarsi. Per cui il dramma della vita o la gioia della vita si colloca proprio perché le esperienze che abbiamo fatto nel passato ci permettono di situarle in qualche modo. Ecco, la pittura astratta, quella cosiddetta astratta, può partire da situazioni reali, nel senso che riutilizza certo. proprio questi schemi mentali, che sono poi schemi logici, schemi di ragionamento, se vogliamo. Certamente. No? Ecco, per quanto riguarda il tuo lavoro di adesso, che è molto diverso da, almeno per come si vede, lo si percepisce visivamente. E qual è stato il passaggio? È stato un passaggio brusco? Ti ho detto che sono dovuta ripartire da zero, e ripartire da zero, adesso si usa il termine azzeramento, no? Sì. Io allora non lo conoscevo, credo che neanche si usasse parlare di azzeramento, o perlomeno appunto l'isola mi impediva in quel periodo della vita di sapere che si usasse questa parola. Comunque sono ripartita da zero, nel senso che ho ricominciato a scoprire i mezzi tecnici prima di tutto che mi servivano per esprimermi. Ed è da questo che è poi partito tutto il susseguirsi di ricerche all'interno della pittura. Non so, ecco, la carta, di che cosa è formata la carta, la matita, con quanti segni posso fare con la matita. Questo spazio appunto di che cosa è formato, perché ci sono questi limiti in un foglio, perché c'è una verticale, un orizzontale, cioè elementi proprio di base, no? Per sì. qualsiasi linguaggio. Ecco, era come se io ricominciassi proprio a capire cos'era il colore, che perché certi timbri potevano muoversi più di altri all'occhio. Ho studiato, ecco.
ecco. Sì, cioè si è fatta... Sì, ma è diverso perché precedentemente io ho fatto una scuola d'arte, un istituto d'arte, e ho avuto degli ottimi insegnanti, ho fatto studi su tutta la pittura moderna, a partire dagli impressionisti e poi i post-impressionisti, gli espressionisti, i fauve, i cubisti, cioè li ho studiati veramente tutti, ho ancora delle cartelle proprio della scuola, li ho a casa, li ho mantenute bene. Qui ho dovuto anche dimenticare quello, proprio rieducare la mano, rieducare la mia distanza dal quadro, dall'opera, il senso del disegnare a tavolino e del disegnare su una parete, che sono cose che appunto forse non ci si pensa mentre, a cui non si pensa mentre si lavora o si è già dentro una professione, no? Certo. E io proprio sono ripartita da questi punti. Cioè proprio. Lo studio dei materiali, come reagisce la tempera, come reagisce sì, l'acquerello, proprio sì, le, sì. Diciamo alla radice del linguaggio. Una cosa importante, tant'è che qui a Arte 24 c'è stato un periodo che riprenderò prima o poi, dove invitavo i nostri amici a dipingere dando proprio indicazioni, così trucchi del mestiere se vuoi, proprio perché effettivamente questo studio dei materiali, del loro comportamento, delle loro logiche è preliminare a ogni operazione. I materiali non si possono piegare, cioè tu immagina non so, la carrozzeria di un'automobile dipinta con i colori a olio, quelli del tubetto, certo. Sarebbe sì, da ridere, sì, no? Sì, sì. Ecco, cioè le vernici nitroacriliche, quelle che si usano nelle carrozzerie d'automobile, hanno le loro leggi, tu non puoi certo. usarle per esempio col pennello perché ti si seccano in certo, mano. Si impastano, non segna, non lascia segno. Esatto, certo. Ecco, questo è fondamentale ed è una cosa che un po' dovrebbero fare tutti, no? Naturalmente con la pretesa di fare arte che poi chissà chi la sa fare. Ecco, appunto. Ma comunque la possibilità di mettere le mani nelle cose dovrebbero averla tutti, certo. Proprio rendersi conto che l'arte in una società come la nostra, così ingiusta, dove tutto viene delegato, dove c'è chi pensa per molti, cioè c'è chi lavora per molti, c'è chi ruba per tutti. Ma almeno fosse. No, per tutti nel senso che ruba uno e gli altri ah, no. Ecco. Va bene, ecco, in una società di questo tipo è naturale, c'è anche l'artista che è delegato a fare cose belle per tutti, mentre io sono del parere che le cose belle potrebbero farsene tutti, secondo me dovrebbero tutti suonare, dovrebbero tutti cantare, dovrebbero tutti dipingere, dovrebbero tutti far poesia, senza naturalmente far mostre o concerti, perché poi questo significherebbe un'altra cosa. Certo. Invece non si fa perché si ha grande paura, sembra che appunto queste cose siano difficilissime, che siano riservate a pochissimi, invece non è vero, secondo me. Tu certo. cosa ne pensi? Ma certo, a livello di appropriazione del linguaggio è niente più che imparare a leggere un libro, certo. No? Così, mettersi molto semplicemente, ci si diverte immensamente. Il terribile viene poi quando uno vuole comunicare per forza, perché alla fine io voglio comunicare per forza una certa cosa, a un certo numero di persone che tra l'altro non penso possano essere tutti, saranno quei pochi che vogliono capire certo. quello che io desidero dire, insomma. Diciamo quelli che in qualche modo hanno dietro le spalle un minimo di esperienze. Perché... Io non ho ancora le vene varicose, ma probabilmente mi verrò lì davanti a tutto, insomma. E tu mi hai detto, Cavalletto o altri elementi, sì, sì. Insomma, no? Una volta mi hai detto, ma insomma, è soltanto attraverso un amore, una dedizione profonda che si può arrivare poi a dire qualche cosa, e ti costa comunque della certo. fatica. E anche cose, a capire se gli altri, no? Tutte le cose, quello che avviene intorno, cioè se veramente... solo col tuo pensiero lì a pensare alle cose del mondo anche, insomma, no? Sì, operazione difficilissima. Dunque, Rosanna, qui abbiamo ancora 4 minuti. Vogliamo descrivere, sempre che ciò sia possibile, le cose che fai in questo momento. Possiamo anche dare indicazioni dove trovarle. Sì, e beh... intanto c'è una galleria privata, l'Arte Duchamp, che conserva, è conservatrice, sì. delle tue cose. Se poi a te non secca possiamo dare l'indirizzo di casa tua. Sì, sì, se volentieri. Qualcuno volesse abbussarti la porta e dire maestra. No, per carità, beh, se mi dice così la lascio chiusa. Ecco, per quanto nel diploma c'è scritto che sono maestra d'arte. Sì, appunto. È incredibile. No. Ecco, si chiama Rosanna Rossi, niente maestre, niente di tutto questo. Quindi chi volesse
sincerarsi di quanto fa, perché parlare nella radio è veramente molto difficile, dire che fa delle righe. Ecco, infatti. Boh. E poi come le fa? Difficile. No? Certo. No, comunque lo possiamo anche dire così, anche per indicare un modo di procedere, anche questo certo. È molto importante, credo. Certo. Cioè rendere conto di quali sono i procedimenti, ma non sono anche il linguaggio. Il linguaggio è la linea che può vibrare, può essere rigida, può, e quindi a seconda delle due, dei due momenti, e poi possono anche, può anche essere tante altre cose la linea, evidentemente, però noi abbiamo parlato di vibrare e di linea rigida, entrambe quindi esprimono una diversa collocazione spaziale nella vibrazione, ovviamente non posso non tener conto che anche l'occhio, al momento in cui osserva quella linea che è vibrante, vibra in un certo modo, no? Ecco, oppure spieghiamo un po' questa storia della vibrazione, perché sono vibra termini... attraverso, per esempio, il segno che si fa più grosso o che si fa più sottile, vibra attraverso l'accostamento di due linee che hanno due colori, o complementari o no, insomma, no? Ma che avvicinati tra di loro determinano proprio una luce o uno spegnimento della luce al contrario della precedente, ecco, cioè ci sono molti modi di vibrare, ecco, no? Precisare a chi non conosce le tue opere che è la linea che viene ravvicinata, ci sono tante striscioline, chiamiamole così, tanto sì, per sì, rendere sì. Beh, c'è Gillo D'Orfres che le ha chiamate le bande colorate, no? Ecco, molto ravvicinate, per cui proprio per lo spostamento dell'occhio, per quei fenomeni che chissà quante volte avrete visto nei vestiti, per esempio, dove ci sono proprio delle forme piccole ripetute, molto fitte, e c'è questa sorta di vibrazione. Sì, come un'amarezzatura, no? Oppure come certe volte ci guardiamo quel taftà, come si chiama, non damascato, forse sì, no? Che a seconda di come batte la luce è più o meno in movimento, no? Sì. Visto che hai parlato di moda. Ecco, vibrazione voleva significare questo, perché il problema è sempre quello, appunto, di va bene. Senta, allora l'indirizzo di casa tua mi pare sia... Via Machiavelli 91/C. Ecco, chi volesse andare a vedere le cose di Rosanna può andare a casa sua o alla Duchamp. C'è qualcosa anche alla Galleria Comunale? Sì, c'è un quadro. Ecco, un quindi quadro. Si può vedere qualcosa anche lì. Va bene, io ti ringrazio Rosanna. Mi spiace per perché mi sembra di dover dire tante cose. Prima non sapevo cosa dire, adesso invece neanche troppo. No, ma non ti preoccupare, ci incontreremo ancora. Certo. E allora ringrazio te e i nostri amici che ci hanno Grazie. Ascoltato. A mercoledì prossimo. Abbiamo trasmesso Arte 24. Divagazioni settimanali sull'arte a cura di Tonino Casula.